La storia di Casa delle Palme. Nella penisola italiana, a metà strada tra Roma e Napoli, c'è Esperia, uno dei più vasti comuni della provincia di Frosinone. È tra Esperia e Monticelli che nel 1904 fu fondata Casa delle Palme. Negli anni il fabbricato fu soggetto alle intemperie e durante la Seconda Guerra Mondiale, per la sua posizione strategica sulla linea Hitler adiacente alla linea Gustav, fu occupato dalle truppe tedesche e adibito ad ospedale militare. I bombardamenti nella bassa valle dell'Ire avevano creato acquitrini molto adatti al proliferare della zanzara Anopheles, portatrice di malaria. Perciò, alla fine della guerra, quando il professor Bastianelli, direttore dell'Istituto di Malariologia Ettore Marchiafava, in accordo con la Direzione Generale di Sanità Pubblica, affidò ad Alberto Coluzzi, medico chirurgo specializzato in malariologia, l'incarico di eradicare la malaria, il dottore acquistò questa tenuta e mise a disposizione a titolo gratuito parte dei locali di Casa delle Palme a causa della mancanza di risorse economiche e strutturali dell'istituto. Nasceva così la stazione sperimentale di Monticelli. Già dal 1948 l'epidemia malarica dalla provincia di Frosinone, grazie all'uso del DDT, alle persone che si fecero squadre di operai e alla tenacia di Alberto Coluzzi, venne debellata. Dagli anni 50 fino agli anni 90 questa fu la casa di residenza della famiglia del dottor Coluzzi, che ne curò la pace e il rispetto per l'essere umano e la natura circostante, e dove continuò i suoi studi epidemiologici. Dalla morte dei genitori, Francesca Romana Coluzzi, attrice e pittrice italiana, usò questa dimora per organizzare stage e laboratori con i ragazzi del suo minestrone, producendo spettacoli e cortometraggi.